Matteo Ioris. Ciao a tutti, siete veramente tanti numerosi. Ringrazio te Andrea per l'opportunità, secondo me è una bellissima idea di poter condividere le proprie esperienze, che secondo me per imparare comunque la cosa migliore è sempre quella di ascoltare, di volersi sempre mettere in gioco ogni volta e appunto ascoltare dagli altri si può sempre solo che imparare. La mia idea era quella appunto di farvi entrare un po' nel mio mondo, nel mio sistema di lavoro, di quello che ho imparato dall'Italia prima, poi con la Svizzera dopo. Secondo me è interessante proprio forse farvi capire un po' le chiavi che io ho trovato per poter atleti, ecco. Sicuramente non c'è una regola, una chiave. Io vi dirò come faccio io, penso come fa la mia squadra, come siamo impostati. Non è detto che sia il futuro, comunque che sia una regola che bisogna fare così, però penso che sia una buona tipologia di lavoro e i risultati stanno arrivando, quindi tutto sbagliato non è, ecco. Quindi volevo farvi entrare un po' dentro il mio mondo. Come prima cosa, secondo me, quando sono entrato in Svizzera subito ho visto molta metodologia, nel senso era molto tutto programmato, molto, molto precisi svizzeri, ecco. Secondo me noi italiani siamo molto più bravi da un lato, nel senso siamo molto più creativi, quindi il top è fare un mix delle due mentalità, ecco. Questo sarebbe l'ideale. Poi dopo magari entriamo nel merito un po' sulla programmazione, vi farò vedere delle tipologie che abbiamo per gestire gli allenamenti, gestire le correzioni anche. Metodi di correzione, possiamo iniziare un po' così. Secondo me, per correggere una persona bisogna un po' entrare nell'atleta o entrare in quello che è la personalità dell'atleta, del ragazzo che è. Bisogna trovare un po' la chiave di pensiero dell'atleta. La correzione è, vi faccio un esempio, se richiediamo un gesto a un ragazzo o a un atleta, dobbiamo capire lui come pensa. Nel senso, ci sono alcuni che magari utilizzano di più il visivo, alcuni utilizzano di più un movimento, alcuni utilizzano la parte alta del corpo per potersi muovere o per potersi pensare, altri pensano con i piedi, altri con le ginocchia, alcuni con il bacino. Quindi questo è molto importante, riuscire a trovare il giusto feeling con la persona con cui si corregge per poter arrivare a ottimizzare meglio la correzione. Tutte queste cose che vengono spiegate o comunque vengono richieste all'atleta, secondo me utilizzare la radio non è il migliore dei modi. Bisogna cercare di essere il più vicino possibile all'atleta, piuttosto è meglio mettersi all'arrivo del percorso e cercare di parlare o comunque di, ma anche solo facendo dei gesti è molto più semplice e molto più veloce l'apprendimento dell'atleta. Un altro tema, diciamo, su quello che mi interessa, che secondo me vorrei farvi capire una cosa, è questo. Si parla molto della, come si dice, di variare molto gli esercizi, variare molto gli allenamenti. Sì, io sono d'accordissimo su questo, però io ho trovato un sistema nel mio modo che ho trovato che variare va bene, però la ripetizione del gesto è assolutamente fondamentale. Nel senso, se decido di allenare, di fare un esercizio, che può essere con i pali nani in estate, che si lavora faccio un esempio, sulle doppie, no? Sui cambi di ritmo delle doppie. Non basta farlo un giorno e il giorno dopo cambiare e fare qualcos'altro. Questo io la vedo un po' così, bisogna fare, si mette un esercizio in testa, lo si espone agli atleti, alla squadra, si va sul ghiacciaio, si va in pista, si fa una giornata, quasi senza troppo correggere il primo giorno, si filma evidentemente se possibile, si analizza un giorno, si ripete il secondo giorno, si va veramente solo a affinare un po' la correzione e il terzo giorno si deve vedere il risultato. Quindi io ho trovato questo molto produttivo, nel senso non fare le cose
una messa così per dire l'ho fatto, fa domani faccio un altro, domani dopodomani faccio un altro. Questo secondo me, ecco, ti porta un po' al caos e alla fine fai tutto un po', ma niente di veramente bene. Io sono convintissimo che la ripetizione del gesto, più la si ripete, più si automatizza e più ottieni un risultato di un obiettivo. Appunto per questo voglio arrivare un po' al discorso di quello che è una programmazione, non solo dei giorni o degli allenamenti, ma anche proprio una programmazione tecnica. Dal mio punto di vista bisogna mettersi un po' degli obiettivi a lungo termine e a breve termine, nel senso, a lungo termine cosa dovrò un po' ragionare? Se ho un atleta, il top sarebbe questo, secondo me, creare proprio un programma ad un atleta da quando è piccolo fino ad arrivare alla categoria giovani, nel senso, creare una progressione tecnica proprio, lavorare su determinate cose. Io vi faccio un esempio con la mia squadra. Quello che avevo chiesto inizialmente quando sono arrivato era la possibilità di poter fare una programmazione di 4 anni su dei concetti tecnici. Esempio che era all'inizio era un po' basato subito il primo anno sulla tecnica, quindi abbiamo lavorato su percorsi regolari, su tracciati regolari, distanze regolari. E proprio per quasi 6-7 mesi di allenamento solo questo. Una volta che hanno appreso questo, l'anno dopo abbiamo lavorato su i cambi di direzione, sulle doppie. Faccio un esempio della mia squadra. Abbiamo fatto un'estate quasi solo doppie, quasi solo veramente allenamenti di questo tipo. L'anno dopo siamo arrivati ai cambi di distanze, variazioni di distanze, variazioni di ritmo. Ecco, questa è un po' un'idea di quello che forse voglio farvi capire un po'. Mi viene in mente magari nei più piccolini si potrebbe veramente creare in uno sci club, ad esempio, nelle categorie vari obiettivi, ma non bisogna metterne troppi obiettivi, non si può fare tutto in un anno. Bisogna cercare di dire, primo anno fai la concentrazione su questo, il secondo anno su quell'altro, il terzo anno su quell'altro, e arrivare tutto in progressione. Questo è anche un po' un discorso che unisce un po' quella che può essere la programmazione un po' delle giornate sugli sci anche, quello che può essere la qualità dell'allenamento. Io trovo che è giusto, secondo me sciare bisogna sciare tanto da piccoli, però bisogna arrivare ad avere sempre un qualcosa da migliorarsi, non far tutto subito e poi dopo non ho più niente in più da fare. Vi faccio un esempio, l'individualizzazione degli allenamenti. L'individualizzazione è il top della categoria, secondo me bisogna farla un po' in ritardo, e anche le correzioni o queste cose qua proprio di individualizzazione bisogna aspettare un attimo a farla. All'inizio secondo me bisogna sciare tanto, quello sicuramente, allenarsi, però ecco quelle ultime cose, quelle cose un po' più fini, aspettare che arrivino un pelo più grandi per poter anche creare nuovi stimoli e che abbiano sempre voglia di sciare. Questo trovo sia fondamentale. Tornando un po' ai metodi, mi ero segnato una cosa, ecco, allenare quando si corregge o si va in pista, esempio. Io trovo che, almeno io è da un po' di anni che faccio così, diamo degli obiettivi il giorno prima di andare in pista, di andare a fare un allenamento, si analizza e si dice domani, esempio, lavoriamo su questo, su un punto tecnico, sull'entrata curva, faccio un esempio. Il giorno dopo si arriva in pista, ci si allena, però quando si allenano, io trovo che non bisogna parlare troppo, non bisogna insistere troppo sulla correzione in quel momento lì, bisogna lasciar sciare veramente, si filma assolutamente, poi si rianalizza il pomeriggio a video e si ridanno dei nuovi obiettivi per il giorno dopo. Però una cosa che ho trovato, cioè erano proprio gli atleti all'inizio a chiedermi di parlare di meno in pista, e ho trovato veramente che sia una cosa molto importante questa, perché se loro hanno l'obiettivo in testa, non sono anche i più giovani, non sono stupidi, ce l'hanno nella testa e provano a fare quello. Però ripeto, la ripetizione del gesto che solamente ti può mettere in condizioni di migliorarti e di provare nuove cose. Ci pensate in una mattinata quanto sciano pochissimo, fanno 5-6 manche, 7 forse, e 7 per 4, 2 minuti di sci, cioè proprio è pochissimo. Quindi è meglio lasciarli tranquilli e lasciarli nel loro mondo e cercare di arrivare a quell'obiettivo che si sono messi in testa, che noi gli abbiamo comunque chiesto di raggiungere e di provare.
Ecco, un'altra cosa sulle correzioni, tema un po' che viene sempre un po' in mente, era allenare punti forti o allenare punti deboli. Sicuramente i punti deboli non sono da tralasciare, bisogna allenarli, ma sono i punti forti dell'atleta che ti portano al top, che ti portano all'altissima prestazione. Sono quelle parti che ti danno quel piacere di sciare, che ti danno quel piacere che fai questo sport e quindi che ti danno quella potenza in più e quell'overpower che ti portano veramente alla prestazione. Quindi non bisogna dimenticarci di allenare i nostri punti forti. I punti deboli bisogna farli, ma sempre con moderazione. Non bisogna troppo metterli in difficoltà, secondo me. Ecco, metterli in difficoltà con la giusta dose. Un altro esempio di questo può essere esempio nelle categorie più piccole. Se nei bambini, nei ragazzini più giovani o nelle categorie più piccole, secondo me dobbiamo dare degli obiettivi un po' più facili da raggiungere, che riescano a raggiungere un po' più facilmente. Di modo che cosa? Che loro nella loro mente capiscono che che ottengono un risultato raggiungendo quell'obiettivo, che non è solo quello della gara. Ma deve essere proprio nella testa un obiettivo tecnico. Il mentale è fondamentale. Se riescono a capire che con la voglia e con la determinazione ottengono un qualcosa, quello è veramente una chiave, un gradino che fanno in alto e ne rifaranno un altro dopo ancora. Per questo che io nella mia presentazione vi ho messo se vuoi puoi, perché io credo molto in questo. E io sono come allenatore, così ho molta soddisfazione quando la squadra va forte. Per me è stata una soddisfazione di esempio enorme di poter vincere come squadra quest'anno dello slalom maschile. Perché appunto, secondo me, se riusciamo a capire questo meccanismo e far entrare questa mentalità di mettersi sempre degli obiettivi, di dover raggiungere questi obiettivi, ti porta veramente in alto. L'obiettivo trovo che sia fondamentale. Fondamentale. Volevo farvi vedere con questo discorso qua, farvi vedere un po' se vi interessa come lavoro e come lavoriamo. Un secondo solo, spero che vedete Sì, Matteo, si vede perfetto. Ok, allora questo è un po' un sistema di lavoro che abbiamo adottato da diversi anni in questo momento qua. Cosa si fa qui? Praticamente ogni atleta, qui c'è la lista di tutti gli atleti, ogni atleta ha un suo percorso ormai da anni e ogni giorno si scrive un po' come un diario, no? Si scrive faccio un esempio qua, era un allenamento. Arrivo, ottobre, mi metto un atleta che può essere a Erni. Esempio qua, lui si scrive, viene scritto cosa fai nella giornata di sci. Non solo il numero di porte, che era un po', si usava già questo, no? Che si scriveva le manche, i numeri di porte e basta. Qui si va a scrivere veramente un po' le ore che passi sugli sci, che pista hai sciato, che neve hai sciato, che condizioni avete trovato. Tutto, veramente tutto molto dettagliato. Cosa succede questo? Non è che serve tanto per la stagione corrente o comunque per quello che si sta facendo in quel momento. Alla fine di tutto questo programma qua si può arrivare a una cosa di questo tipo qua, che adesso vi farò un esempio. Io faccio un esempio dal 1° luglio dell'anno scorso fino a 30 di novembre. Ok.
Finisci. Vi faccio due esempi un po' più facili, che uno potrebbe essere Daniel Yule. Ecco, Daniel Yule qua vedete in azzurro le giornate, un po' la percentuale di slalom che ha fatto e la percentuale di giganti che ha fatto. Lui, essendo uno specialista di slalom, è giusto che ha fatto comunque a livello numerico 27 su 14 di slalom, un 14 di giganti, ha fatto anche due giornate di super G, un po' di velocità. Però vedete che qui quello che prevale è lo slalom. Lui è uno slalomista, però comunque anche il gigante, se ci pensate, ha fatto quasi un 40% di gigante. Andiamo a vedere su Loïc Meyer, poi vi spiego cosa esempio in questo motivo, come lo utilizziamo per proprio cambiare la programmazione per l'anno futuro, esempio per quest'anno che viene. Guardiamo Loïc Meyer, guardate di gigante. Quante giornate ha fatto? Comunque le qualità sempre molto alte. E di slalom troppo poco, perché per essendo uno che ha le due discipline. Noi cosa dobbiamo fare quest'anno? Ad esempio, con lui abbiamo deciso, in base a tutte queste cose che abbiamo guardato, di portare lo slalom a un livello almeno qui così, qui in alto, che vuol dire un esempio di una decina di giornate in più di slalom prima dell'inizio dell'inverno. Questo sistema qua sicuramente è un po' estremo, voglio dire, a livello di Coppa del Mondo, però si può benissimo fare una cosa del genere anche con uno sci club, ad esempio, facendo le cose un po' meno dettagliate, però comunque tu crei come si può dire, un diario generale che dura negli anni, nel senso, quando un atleta arriverà, che cambia allenatore, esempio, cambia allenatore, succede nelle categorie, cambia allenatore, questo allenatore sa cosa ha fatto gli anni prima. E secondo me questo è fondamentale. È come anche quando un allenatore rimane con un atleta è fondamentale che abbia sempre un punto di base legato, che lo conosce da quando è piccolo, perché solo lui potrà sapere il percorso che ha fatto, comunque su cosa ha lavorato, sui punti forti che ha lui, esempio, se no si perde sempre del tempo a dover ritrovare le informazioni, ritrovare le chiavi per poter andare avanti, e questo è fondamentale. Io, esempio, faccio anche una cosa così con gli atleti. Questo è un foglio normale. Un po' come un contratto di lavoro. Questo non so se si vede, è un po' un casino. Comunque, questo è Yule. Sì. Allora, adesso è tutto in tedesco, però vi spiego un po' velocemente. Qua così, esempio, sono un po' degli obiettivi che ti metti per l'anno dopo. Questo qua era 18-19. Abbiamo messo World Cup, podium, top 5 più podi più top 5 più regolari. Poi qui abbiamo aggiunto le percentuali di allenamento. Qui metti già le percentuali di allenamento che tu vuoi lavorare durante l'estate, durante l'autunno. Poi qui obiettivi tecnici, quindi qui rientriamo un po' nelle correzioni. Se guardate, sono tre tipi di correzioni. Vi faccio un esempio. Aspettate che solo tradurre un attimo. Lavorare su tracciati con poca velocità. Cambi di ritmo e intelligenza di gara. Quindi lui, come obiettivi, in tutto, nei 5-6 mesi di preparazione, aveva quei tre obiettivi lì. Vedete che non sono tanti. Se vado a prendere quello dell'anno prima, erano sicuramente altri, adesso non ce l'ho qua. Però è proprio questo, secondo me, che bisogna mettersi in testa. Non troppi obiettivi da dover raggiungere. Qui, esempio, ci sono anche, che poi rientro un po', forse Andrea Viano è qui connesso, spero, non so se è lì. Comunque il mio preparatore. C'è Matteo, c'è. Bene, qua ci sono anche i Verbesserung, Psychiatrist, migliorazione atletica, anche i punti atletici da migliorare. In questo esempio voglio arrivare a questo. Secondo me la preparazione atletica è non fondamentale di più. E la cosa che dovremmo arrivare veramente, che ci sia un
un legame veramente tra allenatore, atleta e preparatore atletico. Se noi richiediamo un qualcosa sugli sci, un aspetto tecnico, se riusciamo a lavorare su queste cose anche sulla preparazione atletica, quella è la chiave, è veramente una chiave di successo. Perché tante volte le cose sono troppo separate, partono, preparazione atletica, va tutto uguale. Però vi faccio un esempio: noi chiediamo a un atleta di muoversi più veloce o comunque essere più rapido, ok? Perché probabilmente sugli sci è lento, ma magari atleticamente è anche lento. Questo qui, esempio, dovrebbe lavorare atleticamente più sulla velocità, fare più sprint, fare più esercizi di velocità dei piedi. Allora, questo sono io, allenatore, che devo richiederlo all'operatore atletico di indirizzare questa persona leggermente più su queste cose qua. Ci sono atleti che sono troppo irruenti sulla neve, esempio, sai, che sono molto. Utilizzano troppo la forza esplosiva. Questi qua, esempio, lavorare più sulla gradualità, sul dosaggio delle forze, sulla preparazione atletica. E allora si arriva a trovare veramente un equilibrio che ti porta veramente al top per poter migliorare sulla neve. Un'altra cosa importante che ho scritto era tenere in alto l'atleta, non fare troppi riferimenti con altri. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me tante volte senti un po' delle correzioni, mi capita di sentire sui ghiacciai, ah, questo qua devi fare così come fa lui, devi fare così come fa lui, come fa Hirscher, come fa. Questo sì, va bene ogni tanto, però dobbiamo ricordarci che l'atleta dobbiamo tenerlo in alto, dobbiamo farlo sentire importante, dobbiamo farlo sentire forte, quindi dobbiamo dargli degli obiettivi tecnici, non farlo troppo sentire in basso, perché tante volte quando ripetiamo una cosa, ah, lui fa così, guarda lui che fa così, lui fa così una, due, tre volte, questo qua tende un po' ad abbassarsi e poi non ottieni niente, ecco. Secondo me, questo è un altro punto fondamentale. Ecco, ritornando un po' avevo fatto un esempio qua, ecco, del mentale, no? I nostri ragazzi, secondo me, devono credere nelle cose, sempre nelle cose che fanno, la positività o comunque la voglia di volerci arrivare. Vi faccio un esempio, non so, due persone differenti allo start dei 100 metri. Uno arriva al blocco di partenza e dice, cazzo, oggi è possibile, oggi ce la faccio. L'altro arriva e dice sarà dura, si sente quell'attimino meno forte, allo stesso livello. Quello che arriva ai blocchi di partenza e dice oggi è possibile, quello lì sicuramente avrà più successo dell'altro. E questo è solo un aspetto mentale che comunque noi dobbiamo veramente accentuare nelle tutte le giornate di allenamento, assolutamente. La positività e veramente lo star bene nell'ambiente ti porta veramente, io ho notato, a un successo più alto. Ecco, questo è un po' in generale. È chiaro che secondo me ci dovrebbero essere delle ore per discutere su questo argomento. Io ho voluto mettere un attimo di punti un po' principali che ritengo che siano fondamentali. Spero che questo sia interessante, che possa creare un po' una discussione aperta. Ecco. Questo che ho detto io, come ripeto, non è una regola, non dico che sia giusto che sia così, però io trovo che sia bene e spero che vi possa aiutare e vi possa dare spunto a nuove esperienze. Matteo, ti chiedo se riesci a riportare l'esempio che hai fatto noi ieri sulla scheda di obiettivi anche per i piccolini. Hai fatto dei bellissimi esempi su come riescono attraverso gli obiettivi scritti a, Ah, ecco. nel senso del, come dire, ce lo descrivi come un contratto, no? Esatto. Questo qua, esempio, quello che vi ho fatto vedere io è una cosa proprio raffinata, nel senso obiettivi veramente fissi. Come vi ho detto, queste persone sanno esattamente dove possono arrivare e dove vogliono arrivare. Con i piccolini
ho provato qua con uno sci club di casa mia, ha funzionato molto bene. Cosa succede? Molto interessante se lo si fanno con i piccoli, perché loro sognano. Allora loro si iscrivono tutti, voglio vincere tutte le gare. Primo anno scrivono, ok, voglio vincere tutte le gare, ma è simpaticissimo farlo. Scrivono, voglio vincere tutte le gare. Cosa succede? L'anno dopo realizzano che magari questo era un obiettivo, era un sogno, non era più un obiettivo, era una cosa troppo alta da fare. Allora cosa succede? L'anno dopo magari sono arrivati una volta nei 10, ok, alla gara regionale. Cosa succede? L'anno dopo incominciano a realizzare un po' di più e dicono, ok, sono arrivato una volta nei 10, un altro anno mettiamo 3 volte nei 10, esempio. E incominciano a capire un po' di più il loro livello, cominciano a capire un po' di più dove possono arrivare. Esempio, se loro mettono, se il primo anno sono arrivati una volta nei 10, per l'anno dopo ti metti, ok, il mio obiettivo è arrivare 3 volte nei 10. Se quell'inverno arrivo 3 volte nei 10, questo ragazzino qua l'anno dopo va veramente uno step più in alto, perché ha capito che col lavoro e con la determinazione ha raggiunto un qualcosa, ha raggiunto veramente un obiettivo. E questo ritorna un po' al discorso che facevo prima di non dare obiettivi troppo difficili a delle categorie inferiori, forse. Perché appunto la motivazione è fondamentale di mantenere questo ritmo e questa scala di lavoro. Perfetto, grazie Matteo. Iniziamo, ti giro un po' di domande che ci sono state fatte, in modo che puoi rispondere. Allora, Guido Paci, a proposito di correzioni, vorrei sapere come sei abituato a gestire i tuoi atleti, cioè se in funzione del tuo modello tecnico richiedi che venga eseguito quel determinato gesto che di conseguenza non può prescindere dal fare bene altri movimenti con conseguenti direzioni, intensità, eccetera. Oppure lavori in maniera più analitica, ovvero correggi singoli gesti, movimenti, eccetera, per arrivare al modello tecnico. Ed eventualmente in che periodo utilizzi un metodo piuttosto che un altro? Ma si utilizza un po' tutto, nel senso io lavoro molto sulle sensazioni che hanno gli atleti, nel senso chiedo molto cosa hai sentito, cosa hai lavorato. Sicuramente se si lavora su una cosa, io vado esclusivamente a lavorare su quello che abbiamo deciso di lavorare. Vi faccio un esempio, se si parla della linea, di raddrizzare una linea o comunque di entrare più stretti in curva, vado a cercare sempre appunto lui cosa ha sentito, comunque cosa ha provato, e poi entro un po' nel mio, in quello che vedo, in quello che voglio che magari lui faccia. Però ripeto, cerco sempre di entrare da lui, perché comunque sono atleti molto, voglio dire, che hanno molta esperienza, sono molto bravi. E trovo che il loro feedback è la cosa principale di iniziare la discussione o iniziare la correzione tecnica. Ecco. Questo è fondamentale per me. Ok, seconda domanda, questa te la faccio io veloce, nel senso che volevo chiederti di rifarci l'esempio che ci hai raccontato di Yule ieri, che era della tripla schiacciante storta, che secondo me è veramente bello. Ah sì, questo rientra un po' nella ripetizione del gesto, no? Che quest'estate mi ero messo in testa di lavorare su determinate cose, delle triple un po' di traverso, dove un po' c'erano un po' degli stop and go, no? Dove la velocità cala di colpo e bisogna ripartire in un'altra direzione, comunque muovendo i piedi velocemente. Avevo fatto un esercizio esattamente uguale, guarda caso, a quella tripla che c'era a Chamonix, dove Yule poi ha perso la Coppa del Mondo, che è uscito la seconda manche, e quel giorno sul ghiacciaio erano lì, aveva fatto esercizi, lui ha fatto 2 volte, poi si è rotto le palle, se n'è andato incazzato, ha detto no, io queste cose mi fanno innervosire, e niente, perché non gli dava piacere. Lui è un tipo molto che bisogna sciare, molto, molto utilizzare i suoi punti forti, ecco. Sui punti deboli è un po' più difficile lavorare con lui. Comunque, vi faccio un esempio: a Chamonix siamo arrivati lì, c'era una situazione esattamente come quella, lui non l'aveva assolutamente automatizzata. È uscito, è arrivato giù, mi fa, cacchio,
avevi ragione, mi ha sbagliato, ho sbagliato io a comunque a rifiutare quell'allenamento e è andata come andata, ecco. Però sicuramente ne ha preso positività per il futuro, ecco. Sicuramente si allenerà di più in quelle situazioni. Luca Gazzi, è una sola persona o più persone che danno il messaggio tecnico o la correzione in pista? Bella domanda. Questo è un po' difficile da controllare quando ci sono tanti allenatori in pista. L'importante è tenere la linea, ecco. Io trovo che il leader del gruppo è fondamentale che abbia gli occhi un po' su tutto, perché se si dà troppo spazio alle personalizzazioni o comunque che ognuno fa un po' quello che vede, poi si rischia un po' di perdere la strada. Quindi io direi che il leader del gruppo è fondamentale che tenga sempre il controllo un po' su tutto e che dica gli obiettivi anche agli altri allenatori o comunque su cosa lavorare anche agli altri allenatori. Questo trovo che sia importante. Qui forse si entrerebbe un po' nel discorso dei ruoli in uno staff che sono fondamentali. In uno ski club o il responsabile deve dare delle direttive assolutamente e bisogna seguire quelle, ecco. Prendo al volo questa specifica su Yule e ci dicono, ma su Yule che reagisce così, tu come tecnico lo lasci fare o cerchi di impuntarti sul fatto che l'allenamento ha una sua utilità o sempre meglio lasciar correre e dargli la vita? E dipende un po' dall'atleta, io lo conosco molto bene e lui lo lascio stare perché so che funziona così, deve sbattere ad esempio la testa contro il muro per poter accettare una cosa e ripartire, è un po' la sua forza, è una bestia. È talmente forte di testa che crede talmente tanto nelle sue possibilità che non accetta tanto le discussioni inizialmente, a caldo. Poi a freddo sicuramente le accetta di più o si rimette in questione, però in teste come lui bisogna lasciar stare. Giacomo Pierbon chiede, nella categoria Children e Pulcini trovi utile anticipare gli obiettivi di lavoro su cui vuole lavorare in pista oppure è meglio fare in modo che vengano intuiti dai ragazzi? Quello è un mondo che non conosco sinceramente troppo bene. Io quello che posso dire è che bisogna dare differenti obiettivi, ma bisogna dargli degli obiettivi, secondo me, anche quando si fa un tracciato o si lavora su un qualcosa. Non è che si traccia e si dice ok, vai su e fai allenamento e fai quello che è, però ci deve essere sempre un qualcosa che gli si dice, chiaramente deve essere una cosa intuibile, una cosa facile, però io direi che l'obiettivo deve essere chiaro. Rudy Redolfi, sulla base di quello che ci raccontavi sulla programmazione degli allenamenti, in ghiacciaio preferisci fare a blocchi, cioè dedicare 3 giorni allo slalom, eccetera, e poi l'uscita successiva 3 giorni di gigante, oppure no? Che cosa consiglieresti ad un club? Grazie e complimenti per la stagione. Ecco, questa qua è una bellissima domanda perché mi sono dimenticato di parlare di questo prima. Secondo me bisogna fare 3 giorni la disciplina, perché appunto se si fa, soprattutto quando uno è in crescita o deve allenarsi per poter arrivare al top. Poi quando uno è al top è differente, puoi allenarti, fai un giorno gigante, anzi devi variare tanto, fai un giorno gigante, un giorno slalom, un giorno super G, ma quando si parla di categorie più basse, comunque già anche nella categoria giovani, di gente che deve migliorare, deve crescere tecnicamente, dal mio punto di vista bisogna veramente fare 3 giorni della stessa disciplina, perché comunque in 3 giorni crei un qualcosa. Facendo solamente 2 giorni è difficile. Poi vi faccio un esempio, se fai un blocco di 5 giorni, questo qua è un buon esempio. Ragioniamo su 2 blocchi di allenamento che faccio allo stelvio, faccio 5 giorni, 4 giorni pausa e di nuovo 5 giorni. L'ideale sarebbe di fare 3 giorni nella prima disciplina, che faccio slalom, ad esempio, poi faccio 2 giorni gigante e la settimana dopo riparto sul gigante. Se ho fatto 2 giorni di gigante, la settimana dopo riparto e faccio magari 2 giorni di gigante, così continuo quello che ho iniziato e a una progressione. E poi rivado sullo slalom i 3 giorni successivi. Questo secondo me è veramente un metodo che funziona, ecco.
Oggi su Sciare, Matteo, o ieri, scusate, è uscito un articolo che raccontava un'opportunità per affrontare questo momento di difficoltà legato soprattutto agli abbandoni dei ragazzi, eccetera, che proponeva di andare a bloccare le categorie per l'anno successivo, no? Quindi i ragazzi quest'anno restano nella stessa categoria, quindi bloccare un anno. Come vedi questa cosa? E se la vedi una soluzione possibile, una soluzione difficile? Il problema è che secondo me è difficile da dare un'uniformità a tutte le nazioni, nel senso c'è gente che, se esempio, faccio un esempio, ci sono alcune nazioni che hanno sciato ancora fino ad aprile, è molto difficile controllare tutto questo e mettere insieme tutto, o la FIS veramente mette una grossa regola, ma io penso sia difficile fare questo, perché purtroppo è uno sport che non possiamo tenere sotto controllo. Ognuno fa i cavoli suoi, penso, è difficile da dire questa cosa qua, secondo me. Gianluca Grigoletto chiede: nel programma di resoconto allenamenti ci sono anche dei video? E poi reputi importante il feedback della sensazione attraverso il video rivissuto? Ecco, se volete vi faccio vedere un'altra cosa che abbiamo. Anzi, saluto Grigo. E domanda interessante. Allora, abbiamo un canale video dove mettiamo tutti i video di allenamento. Adesso mi devo solo un attimo entrare. Vedete? Sì. No. Vabbè. Adesso sì. Esempio qua, ci sono gare, allenamenti. Vedete, qua ci sono tutte le stagioni, qua ci sono tutte le gare, oppure training, esempio. Sono gli ultimi training che abbiamo fatto. Ad esempio, io posso tranquillamente andare e vedermi tutte le immagini di allenamento, rivedere. Ecco, questa era meglio non vederla. Oh, una immagine di levi, ad esempio. Questo è un altro sistema di lavoro che penso che non sia così complicato da fare per tutti. Crei un canale su Dartfish o penso che ci siano altre opzioni del genere, che comunque, esempio, anche in situazioni come queste è fondamentale. Io faccio delle conference call tipo queste e andiamo a rivedere le manche, rivedere che a volte a mente fredda rivedi delle cose che in inverno non hai visto e andiamo a analizzarle di nuovo. Andrea Menegolli. Ciao Matteo, grazie per l'opportunità che ci stai offrendo. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda le categorie Children e Pulcini, quanto ci consigli di puntare sulla ripetitività del gesto? Ma io ripeto, secondo me la ripetizione del gesto è fondamentale. Cioè, se si vuole imparare qualcosa, bisogna ripeterlo. In tutti gli sport, bisogna veramente ripetere un gesto, ripetere un movimento per poterlo assimilare. Io sono convinto che se si lavora sulla tecnica, la ripetizione è fondamentale, ecco. Omar Pretato, ciao Matteo, nel mondo children ormai si esagera nel fare tanti pali. Secondo te quanto serve fare campo libero anche prima dei grandi appuntamenti? Grazie e complimenti. Allora, pali sicuramente bisogna farne, però non bisogna dimenticare tutto quello che è intorno, nel senso tutto quello che è la neve fresca, l'attività motoria sullo sci proprio, quella è fondamentale. Devono sapersi muovere sugli sci a quell'età. Io trovo che tanti arrivano e non sanno, ad esempio, dissociare le due parti del corpo. Vi faccio un esempio, tanti arrivano e sono molto bloccati nello sci. Il corpo, la parte alta del corpo segue sempre quello che fa le gambe sotto. Questo arriva un po' da chi appunto non ha questa mobilità sugli sci. E trovo che la mobilità è molto importante e coi piccolini si fa
sciando in campo libero, sicuramente, l'unico sistema che si può fare. Con i più grandi si può utilizzare soluzioni anche nei pali per poter utilizzare, lavorare su questo, ma con i piccolini è fondamentale lo sci in campo libero, sicuramente. Ancora Grigo ci chiede, a capo di una squadra con top player e forti atleti in evoluzione, la gestione dell'allenamento come la imposti, sia da un punto di vista tecnico, di partecipazione, stimolo, in gruppo e anche dal punto di vista emotivo? Grigo, bella domanda, non è per niente facile, non è per niente facile. Appunto il discorso che vi dicevo prima, che bisogna trovare degli obiettivi e lavorare sui differenti punti. Noi adesso siamo arrivati a un livello che con i miei sicuramente non posso lavorare allo stesso obiettivo tecnico con Yul e con Zenhauser, esempio, o con Meyer. Io l'anno scorso avevo delle giornate dove avevamo tre differenti percorsi, tre differenti slalom, oppure chi faceva anche solo uno, magari gigante. Però ad esempio è già successo che tracciavamo due slalom differenti, perché uno doveva allenarsi sui 9 metri, l'altro doveva allenarsi di più sulle distanze più larghe, uno doveva allenarsi sulle doppie. E purtroppo questo solo con uno staff forte e numerico si può realizzare, ecco. Alberto Gatti. Esempio, tornando un attimo con la domanda di Grigo, che forse non avevo risposto a tutto, la gestione è anche difficile perché ognuno ha un po' un suo sistema, nel senso c'è chi preferisce sciare di più, chi preferisce sciare di meno, chi inizia prima, chi inizia dopo. Purtroppo siamo diventati un po' anche dei manovali, veramente, perché passiamo delle ore e ore a tracciare, preparare piste. Andrea, che è connesso, penso che si è adattato subito al sistema. Alberto Gatti, ho sempre impostato molto il lavoro sulle sensazioni dei ragazzi, partendo dalla categoria ragazzi. È ancora presto per loro o è un'età giusta per iniziare davvero a sentire quello che stanno facendo? Secondo me non è presto, assolutamente. Bisogna sentire, perché solo a sentire cosa stanno facendo tu puoi capire come pensano, e se capisci come pensano è più facile trovare la chiave della correzione, perché solo la sensazione, già solo dicendoti magari con il braccio entro più facilmente in curva, quello vuol dire che a questo, magari questo ragazzino, la parte alta è una chiave per lui, quindi tu la tua correzione dovrai metterla un po' in funzione di quello che lui sente, un po' in funzione di quello che lui percepisce. Esempio banale, ci sono alcuni che utilizzano molto la visione, no? Tante volte non si riesce a far capire a uno di andare più in profondità, di andare un po' più avanti, no? Gli si spiega una volta, poi magari capisci che lui funziona tanto, quelli che girano la testa sciando, penso che ne avete, no? Li guardano molto la porta dopo, o comunque guardano molto dove devono andare. Questi qua, l'unico sistema per farli funzionare o farli capire è dove devono guardare. Li fai guardare un punto un po' più avanti, questi qua vanno lì. E nei ragazzini tanti funzionano col visivo. Non so, per farvi un esempio, se non riuscite a farli sciare nelle buche, provare a farli guardare il buco, invece di guardare il palo, guardi il buco, loro automaticamente vanno a sciare nel buco. Claudio Ravetto ci chiede, ciao Matteo, è vero che dai molta importanza alla cura del setup del materiale? Ciao Claudio, sì, io molto. Trovo che a me piace, a parte che è una cosa che mi piace, però trovo che al nostro livello la correzione tecnica è proprio, va pari pari col materiale che uno ha, o comunque con l'evoluzione del materiale. Trovo che tante cose si possono arrivare, tanti gesti, qualche gesto tecnico con l'alto livello si arriva con il materiale. È un po' delicato, prima vi ho parlato di allenatore, preparatore, atleta. Io ad alto livello ci metto anche lo ski man lì dentro, che questa comunicazione deve essere veramente fondamentale.
trovo che sia, a me piace e trovo che sia fondamentale per me. Però è il setup, è, tante volte quello che vediamo noi, l'atleta magari non lo risente, o comunque anche lo skill man, sì, sono bravi, sono molto bravi, però se abbiamo, se hanno anche un'informazione nostra, si arriva più veloce al successo. Poi ci sono alcuni materiali che, come diceva Simo l'altro giorno, che li metti ai piedi e sono talmente performanti che non c'è bisogno. Quei materiali lì, penso che tutti sappiamo l'azienda che è, lì c'è un setup di base che funziona, ma con altri materiali bisogna lavorare, bisogna veramente, trovo che sia fondamentale testare, provare. Federica Gelosa, come impostate gli allenamenti a ridosso delle gare in termini di carichi di lavoro? Questa è anche una bella domanda, mi ricordo che era già uscita con Simone l'altro giorno un po' una situazione del genere, che era, dipende, c'è qualcuno, esempio la maggior parte dei miei sciano 2 giorni prima della gara, non sciano, loro adesso è entrato un po' sto sistema e loro fanno così. Qualcuno invece gli piace arrivare un po' più stanco alla gara, perché magari emotivamente forse è troppo carico, allora cosa succede? In quei casi lì lo si fa sciare un po' di più il giorno prima della gara proprio, in modo che arriva un pelo più affaticato mentalmente e riesce a essere un po' più release, più rilassato nella prestazione. Però è molto molto personale, ecco. Osper Audio, hai una spiegazione per il momento non proprio positivo di Ernie? Sì, sicuramente, e lì ritorno un po' al discorso materiale, no? E ritorno un po' a un discorso che io sono convinto di questo, che i piccoli, purtroppo adesso in questo momento in slalom, loro se non hanno un setup a posto è molto molto difficile che vadano forte. I grandi secondo me hanno molta più facilità, i più alti, anche se non hanno un materiale al top, con la loro posizione riescono a stare comunque dentro il canale delle porte da slalom e solamente con le tibie, solamente con i piedi a muoversi si adattano molto più velocemente, riescono a fare linee più strette. Il piccolo purtroppo deve sicuramente fare già più strada, e se non hai veramente il materiale a posto, secondo me uno non ha chance, soprattutto la scarpa che ti dà, ad esempio loro hanno bisogno di una... di sensazioni molto veloci, no? Devono avere qualcosa che gli risponde, qualcosa che sentono subito. Vi faccio un esempio di Hirscher, che esempio è stato uno dei, secondo me lui ha un po' sentito questa cosa arrivare, no? era uno degli ultimi piccolini forti che era rimasto in slalom soprattutto, però era arrivato a trovare un setup che aveva messo un mix di tutto dentro aveva trovato queste balance giuste. E un Luca, secondo me, il giorno che avrà di nuovo un setup giusto, sicuramente può arrivare di nuovo ai suoi livelli e di nuovo a vincere, a far podio come era 2 o 3 anni fa, ecco. Però i piccolini, ripeto, che se non hanno un setup, io sono convinto che sia difficile per loro. Che importanza dai e come viene impostata nel vostro planning la gestione e i test dei materiali? Ciao, grazie, Alessandro Speranzoni. Ecco, anche lì diamo un po' delle linee, nel senso anche alle aziende. Abbiamo dei periodi che diciamo no, lavoriamo sulla tecnica, e quei giorni si scia con un setup di base, anzi con degli sci normalissimi, e lì si lavora solo sulla tecnica. Poi invece, diciamo a partire da metà settembre in poi, lì iniziamo già più a intervenire sul testo, comunque provare cose nuove. Però ci sono alcuni periodi veramente che si dice ok, qua azzeriamo, non si fa niente e si lavora solo sulla tecnica, perché sennò si va in confusione e poi si perdono alla fine gli obiettivi che si vogliono creare. Camilla Alfieri chiede, hai modo di confrontarti con la realtà dei club svizzeri? Che differenze riscontri rispetto a quelle italiane? Ed esistono delle linee guida tecniche condivise a livello di percorso da seguire nelle varie categorie? Ma in Svizzera è un po' più free.
negli sci club o quando sono piccolini, nel senso è tutto un po' più libero, tutto un po' più basato sul divertimento, nel senso non è così, forse come si può dire, non è così ad alto livello forse come da noi, quello no. Però quello che posso dire è che loro hanno la fortuna anche di avere piste un po' meno autostrade che da noi, hanno piste un po' più vecchio stile, magari un po' senza reti, no? Non hanno quello stadio che c'è da noi. Ad esempio, io faccio fatica perché ho bisogno degli stadi per allenare i miei, perché abbiamo bisogno di allenarci negli stadi, allenarsi su piste molto dure, preparate. Invece loro hanno proprio tutte piste con neve un po' più, e quello sicuramente hanno un apprendimento migliore a livello di sensazione, a livello di capacità di movimento su differenti tipi di nevi. Quello è un loro vantaggio. Poi chiaramente manca quella parte che abbiamo noi, molto, molto, trovo che sia molto forte, che è quella degli stadi, quella delle piste di allenamento e degli allenamenti un po' più mirati, ecco. Forse loro sono un po' meno forti a livello allievi ragazzi, però poi dopo arrivano un po' di più a livello dei giovani, o comunque hanno quello step di crescita forse un po' più alto. Come programmi la stagione? Come pianifichi il periodo estivo autunnale, anche dal punto di vista atletico? Richiedi qualcosa di particolare o lasci carta bianca al preparatore? Ferruccio Mondinelli. No, carta bianca no al preparatore atletico, perché come l'ho già accennato prima, secondo me devono essere molto collegate le cose tra la tecnica e comunque la preparazione atletica. Carta bianca sicuramente su quello che è il planning generale, però ci deve essere una discussione sui punti che si vogliono vedere sulla neve per poter comunque lavorare anche parallelamente atleticamente. Il planning si fa, noi l'abbiamo già fatti, quindi si fanno adesso ad aprile, ai primi di aprile deve già partire per la nuova stagione. Una stagione come questa è difficile, abbiamo fatto tre piani differenti, con inizi con gli sci, uno a giugno, uno a luglio e uno ad agosto. Adesso vedremo in base a questa situazione del virus. Elena Valt chiede: quando analizzi il video dopo l'allenamento, ti focalizzi principalmente sull'obiettivo della giornata? Ritieni che far vedere il video in pista sia positivo o dispersivo? Ma il video in pista sinceramente non lo utilizziamo tanto, quasi poche volte. Appunto perché secondo me poi è un po' dispersivo forse. Sicuramente nel video si analizza quello che è stato richiesto, comunque l'obiettivo che è stato fissato per quell'allenamento. Quello è fondamentale, perché se io abbiamo deciso di lavorare sulle doppie e vado a continuare ad analizzare una porta aperta, una porta singola, allora vuol dire, cioè, perdi anche un po' la confidenza dell'atleta. Questo è fondamentale. Però io, a me non piace tanto il video in pista, quello no. Io credo molto sulla ripetizione del gesto, come vi ho detto prima, e secondo me è fondamentale riprodurlo nel minor tempo possibile. Questa è un'altra cosa che forse è interessante. Cosa vuol dire questo? Non deve essere dispersivo l'allenamento, deve essere manche e cercare di farle su dove c'è magari uno ski lift corto o una seggiovia corta, non che ci sia tanto tempo tra una manche e l'altra. Io trovo che sia molto più efficace un allenamento fatto di 10 manche in un'ora, che non 10 manche in 2 ore e mezza, se è possibile. Sara Boganini ti chiede se secondo te è importante fare dei moduli di acrobatica durante il programma estivo. Sì, sicuramente, sicuramente l'acrobatica fa parte un po' della gestione del nostro corpo senza i piedi per terra, no? E alla fine noi sugli sci sì, siamo per terra, comunque abbiamo una base di scorrevole e non siamo fissi. Quindi sicuramente il nostro corpo deve sapersi muovere nell'aria. Se abbiamo conoscenza del nostro corpo nell'aria è molto più facile quando andremo a sciare sulle gobbe, sui salti o comunque quando perdiamo contatto del terreno, che avviene praticamente in ogni cambio di direzione. Metto assieme due domande di Simone Malle e Federico Porracin.
Ciao Matteo, grazie per la condivisione. Pensi che la figura dello psicologo dello sport sia una figura fondamentale? Dove lo collocheresti? Sul campo o a secco? E se viene utilizzato da tutti i tuoi atleti o soltanto da alcuni? L'ultima cosa, voi allenatori vi relazionate con il mental coach secondo un percorso separato? Sì, io dico che servono molto. A me piace, io credo molto nel sistema, nell'allenamento mentale, nel senso io faccio anche parte nel senso a me piace essere anche a me un po' mental coach degli atleti. Forse io trovo che sia giusto che anche io segua qualcuno come faccio e vi faccio un esempio banale, io un Sennhauser che faceva molta fatica, è sempre stato velocissimo in allenamento, velocissimo, non si riusciva a capire, non si riusciva a trovare una chiave per farlo andare in gara, comunque lui da quando ha trovato una persona che gli ha trovato delle chiavi di apertura, ha iniziato a fare i podi e a vincere. Ecco. Quindi se non c'era questa persona, forse non sarebbe arrivato a questo. Quindi su certe persone è fondamentale, altre non hanno assolutamente bisogno, quelle persone forti, forti mentalmente, quelli lì non gli entri neanche con nessuno, ecco. Oriano Rigamonti. Ciao Matteo, parto con i complimenti per la splendida stagione di tutta la squadra. Ti chiedo un esempio di sessione video con atleti del calibro di quelli che alleni. Ciao Oriano, non ho capito se vorresti vedere un video oppure com'è che è? Ti chiedo un esempio di sessione video con atleti del calibro dei tuoi. Ah, di sessione video. Ok, funziona così. Se fai, chiaramente filmiamo tutte le manche, ci sediamo video personale. Tante volte, anche questo qua è un altro aspetto che mi piace, e lascio decidere a loro quando preferiscono fare il video, perché alcuni preferiscono farlo magari subito dopo, altri dopo che hanno fatto la fisio, altri magari la sera dopo cena. Questo trovo che sia molto importante perché quando arrivano hanno voglia di fare quello, comunque hanno la testa libera e per la sensazione di quello. Funziona così, di solito, almeno io faccio così. Guardi tutti i video senza parlare, poi dici cosa hai sentito, cosa hai provato, secondo te qual è la manche che hai fatto meglio quel gesto, o comunque stavamo lavorando su quello, secondo te quale passaggio è, e lui dice ta 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 ta. Poi io dico la mia e andiamo a analizzare le due situazioni, quella che lui ha visto e quella che ho visto io. Tante volte non è la stessa, cioè nel senso, tante volte lui vede una cosa, sente una cosa, io vedo un'altra e sento un'altra. Però mettendo insieme le due cose si arriva alla soluzione, ecco. Anna Bassani, in una categoria Pulcini o Children, quando hai un orario definito, imposto dalla società impianti per allenarti e quindi tempo limitato, quali sono secondo te le priorità per far fruttare al massimo un allenamento, considerando che alcuni club hanno un solo allenatore per 8-10 atleti? Lì chiaramente sono situazioni più difficili da gestire, ecco. Lo so che a volte anche non si può tracciare come si vuole, bisogna andare paralleli ai tracciati che ci sono. Quando è così, se ci pensate, comunque bisogna lavorare sulla ripetizione del gesto. A questo punto, se sei da solo, tracci non so, un giorno fai un tracciato che può essere di slalom, di gigante, magari regolare, e lavori sulla regolarità. Gli dici, ok, oggi come obiettivo fate 10 manche una dietro l'altra e provate a fare le 10 manche o 10 manche all'arrivo, esempio. Questa è un'altra cosa che di là in Svizzera ho trovato e qua in Italia non avevo mai risentito questo. Allora l'arrivare in fondo è fondamentale. Io vedo tanti ragazzini così, quando escono una cosa, tolgono le sci su a piedi e vanno all'arrivo. Quello, l'arrivare in fondo forse aiuta un po' poi per il futuro. Marco Marchisio, ciao Matteo, il metodo usato nelle correzioni è diverso fra la stagione estiva e il periodo delle gare invernali? Ciao Marco, bellissima domanda. Sì, secondo me sì, perché nel periodo delle gare veramente secondo me bisogna esaltare solo i
i punti forti, non andare a lavorare troppo sui punti deboli. Quindi assolutamente sì, le correzioni sono differenti, sono molto più leggere, molto più, forse più raffinate, meno entrare nel, direi meno duri, no? Meno forzare la mano in inverno. Federico Ponsè, ciao Matteo, come gestite con Andrea Viano i carichi tra lavoro in pista e lavoro a secco durante i periodi in ghiacciaio? Grazie e complimenti. Bella domanda anche questa, grazie. Trovo che sia importante che appunto il top è quando c'è un preparatore atletico che si intende anche di sci, perché lì non hai più bisogno di dire niente, sono i primi che tipo con un Andrea lui guarda e vede se uno è stanco, riflette questo, però sicuramente il dialogo è la cosa principale. A me piace proprio anche con Andrea, che quando si scende già in cabinovia ti dici ma come la vedi, come hai visto uno, come hai visto l'altro, cosa facciamo, facciamo un po' di più, un po' di meno. Il dialogo è fondamentale, deve essere fatto ogni giorno, ogni momento. Quando si vede un qualcosa bisogna dover parlare e allora trovi la miglior strada. Giacomo Cogliatti, ciao, come gestisci una crisi di grinta o motivazione all'interno di una sessione di allenamento? Scusami, non ho capito. Come gestisci una crisi di grinta o una crisi di motivazione all'interno di una sessione di allenamento? Di crisi ce ne direi sovente e appunto dipende molto dal carattere della persona. Ci sono alcune persone che magari devono essere spronate, gli dici oh, adesso torni su e fai e ti alleni. Altre invece che magari è meglio lasciar stare perché è molto difficile, direi pericoloso per gli infortuni. Quando un atleta è stressato o è nervoso, io trovo che il rischio di infortunio è molto molto alto. Questo è un altro discorso, direi che è fondamentale da affrontare. Quando uno sta bene di testa è difficile che si faccia male. Quando invece uno è un po' negativo, un po' nervoso, è molto più facile che si faccia del male. Quindi direi che bisogna essere molto bravi a gestire questo. Quando vogliamo essere duri, che gli diciamo no, ok, adesso vai su, le cose devono essere in sicurezza, la pista deve essere esempio in sicurezza, non devono essere delle condizioni difficili che magari sono già un po' pericolose, ecco, non andare a insistere la mano pesante lì. Questa è una domanda molto specifica di Alessandro Speranzoni. In un caso come quello di Ernie, dando per scontato che un atleta di quel livello abbia un supporto totale da parte dell'azienda, è più una questione di capire che cosa manca a livello, per esempio, di scarpone per soddisfare l'atleta, o l'atleta è specifico su quello che gli servirebbe, ma l'azienda ha difficoltà nel fornirglielo? La tecnologia può aiutare? La tecnologia sì, però il problema è che non tutte le aziende seguono le strade per ogni atleta. E lì è un po' difficile da rispondere, nel senso che non è che posso proprio dire tutto, ma direi che più la seconda, quando dicevi che l'atleta risente, ma l'azienda fa fatica a, com'è che era? A soddisfare le richieste, diciamo, difficoltà nel fornirglielo. Esattamente quella. Pietro Dalmasso. In Svizzera, nelle categorie allievi e aspiranti, ci sono molti atleti seguiti individualmente come in Italia? No. No. Sono molto ancora un po' più. Sono seguiti bene, direi, perché comunque quelle categorie lì già sono al sotto della visione della federazione, però ce n'è pochi che sono seguiti. Forse uno o due che sappia io, ecco. Mattia Del Mestre, gestisci anche l'obiettivo tecnico delle giornate in ghiacciaio alternando tra pali e campo libero, se devo trovare per esempio una soluzione a un problema, oppure fai anche dei tracciati a spezzoni? Ma sì, si fa un po' di tutto, ecco. Sicuramente i tracciati è dove, lavorando sui tracciati, quello che
che ti aiuta un po' di più se fai un obiettivo tecnico, nel senso se metti dei punti di riferimento comunque obblighi un po' di più la persona a muoversi o muoversi nella direzione che tu vuoi. Quando sei in campo libero è più forse una correzione di posizione, o ecco, direi piuttosto così: se lavori in campo libero lavori su delle posizioni, se lavori nei pali o comunque con dei palinari o comunque dei ciuffetti o carote o quello che è, lavori un po' di più sull'azione o su quello che vuoi cercare, ecco. Ancora Grigo ci chiede una curiosità di correzione tecnica. Generalmente in un periodo di lavoro tecnico ti piace di più partire dai piedi per arrivare all'alto oppure dall'alto per arrivare ad una corretta centralità, carico e distribuzione? Ecco, anche questa è una domanda, penso che tanti ci mettiamo in testa. In certi periodi, ad esempio, vi faccio un esempio dello slalom, io trovo che sia importante partire dall'alto, nel senso, se non si ha ordine con la parte alta è difficile poi andare a ragionare con i piedi. Quindi forse in un periodo iniziale io do anche tanto peso a partire dall'alto. Quando si va un po' più sul tecnico, sulla velocità, sullo specifico, si parte dai piedi sicuramente. Però in un certo periodo estivo, ecco, non mi dispiace partire dall'alto. Mattia Gelfi ci scrive che lavora in Svizzera e ci chiede che cosa ne pensi degli allenamenti indoor sul tapis. Ecco, io ho un atleta che è nato con quello, Ramon Zenhausen, lui ha lavorato tantissimo su quello. Io quest'anno è il primo anno che ci andrò la mia squadra, perché abbiamo deciso di fare un lavoro differente. Trovo che non sia male, ma dipende come ci vai sopra, ecco. Non pensare che vai e fai un allenamento come sulla neve, perché la grossa differenza è che comunque non hai un vincolo, non hai le risposte degli sci, quindi io trovo che non sia un allenamento che possa diciamo equivalere allo sci. Però altri tipi di allenamento, che può essere ad esempio una dissociazione dei movimenti, quello potrebbe essere interessante. Trovo che come variazione sia una bella cosa. Prima ci parlavi della brevità del gesto motorio, ti concentri di più sul gesto motorio in curva o sulle traiettorie? Giacomo Pierbon. Direi più sul gesto motorio in curva, e comunque facendo un gesto poi la traiettoria, e facendo il gesto che ottieni una traiettoria, muovendosi in una direzione trovi una traiettoria. Quale dei tuoi atleti ritieni che potrà avere la crescita più, diciamo, più importante nelle prossime stagioni? Noi abbiamo uno che è un talento, ma bisogna regolarlo un attimo di testa, è Tanguy Neff. Lui, secondo me, ha un potenziale altissimo. Cioè, quest'anno, per dire, la prima stagione in Coppa del Mondo e seconda stagione quest'anno, era già terzo a Del Boden, la prima manche, casa in Svizzera, poi inforcato la seconda manche. È ancora un po', ecco, un po' forse troppo americano, deve riprendersi un po' di Svizzera. Questo è un altro esempio, trovo che sia molto interessante per me ad allenare. Lui arriva proprio da una mentalità completamente opposta da quella svizzera, neanche quella italiana, ma americana. Cioè, che per loro è tutto enjoy this moment, è sempre go, go, go. Però vediamo che mancano alcune... Secondo me, se lui riesce a mettere un attimino di disciplina nel suo modo di vedere le cose, diventa fortissimo. Ultima domanda, una cosa che dall'Italia porteresti in Svizzera e viceversa? Porterei in Svizzera la creatività. Secondo me tutti gli allenatori, noi italiani, siamo molto più creativi, è la nostra forza, la passione che abbiamo, secondo me è difficile vederla negli allenatori all'estero. Trovo che sia un movimento, secondo me,
più bello a livello mondiale degli allenatori che ci sono in Italia. Questo lo dico apertamente, proprio secondo me tutti, a vedere anche come alleni, chi alleni i piccolini, tutto. La motivazione secondo me che abbiamo in Italia è la numero uno, la creatività anche. In Svizzera quello che porterei in Italia è un po' l'organizzazione, la pianificazione delle cose, appunto la ricerca proprio dell'obiettivo sempre fissa. Aspetta che mi sa che ci sono altre due domande dell'ultimo momento. Patrizio Casse, in Svizzera avete molta pressione da parte dei media? Gli atleti la patiscono o riescono a isolarsi? Molta, direi, sì, direi tanta, perché comunque è uno sport molto seguito, e hanno tante televisioni addosso, comunque ci sono tre televisioni in Svizzera, ogni allenamento c'è sempre la televisione dietro, ogni gara, e poi faccio un esempio della mia squadra, all'inizio non ce n'era neanche uno nei 30, all'inizio quando arrivano nei 30, poi era quando arrivano nei 15, poi era nel top 5, quando fanno i top 3, quando, adesso che vincono e quando e perché non hai vinto, è sempre una questione di rimettersi in gioco. È difficile da gestire, penso che quest'anno ho fatto la relazione l'altro giorno alla federazione, ho detto apertamente che secondo me quest'anno è il primo anno che trovo che siano maturati di testa, sono arrivati a Delboden, la prima manche erano 4 nei primi 5, gara in casa, è chiaro che era un sogno se rimaneva così, però poi uno l'ha vinta, ha fatto una bella gara, però trovo che sono arrivati lì, ad esempio una gara in casa dove c'era tanta pressione, sono arrivati il primo anno a essere veramente rilassati e pronti per quel giorno. Tutti gli anni prima hanno fatto un po' di fatica. L'ultimissima che pesco, Emanuele Ronchal. Ciao, a parità di concetto tecnico, come utilizzi il feedback se ti trovi in partenza, a metà pista o a fondo tracciato? Ad esempio, in partenza feedback diretto, a fine tracciato più riflessivo, eccetera. Io ho la fortuna di avere tanti allenatori e tante volte in allenamento metto l'allenatore in partenza, quello che fa poi anche le partenze in gara, quindi sicuramente per noi è più facile, e anzi a me piace molto girare insieme agli atleti, nel senso giro con loro, perché appunto c'è qualcuno che preferisce parlare subito dopo la manche, qualcuno che preferisce parlare in cima alla manche, però raramente parlo da metà e se lui è in partenza. Se sono a metà, esempio, lo lascio partire, poi vado all'arrivo e parlo. Però chiaramente lo possiamo fare perché abbiamo pochi atleti e è una situazione, penso, completamente diversa. Nelle sci club è molto più difficile fare questo. Come allenatore italiano, hai goduto di più la vittoria a Campiglio o in Svizzera? Grigo, sempre. Campiglio è una pista che per noi svizzeri è sempre andata molto bene, nel senso che abbiamo avuto i primi successi, il primo podio con la squadra, con Luca Erni, poi due volte ha vinto Juul, sicuramente è una pista che ci piace molto, però la vittoria del Boden è stata più bella nel senso di emozioni, perché comunque era 13 anni che uno svizzero non vinceva lì e c'era un sacco di gente, una bolgia pazzesca, è stato a livello emozionale sicuramente forte, ecco. Però Campiglio è nel mio cuore come pista. Matteo, io ti ringrazio tantissimo, condivido velocemente lo schermo per il prossimo evento di venerdì, che sarà con un fisioterapista della squadra C italiana, dove parleremo di infortuni da stress nello sci alpino, sia a partire dalle categorie dei piccoli alle più grandi. Matteo, grazie ancora davvero, è stato un grandissimo piacere. Grazie a voi, spero di essere stato interessante e non noioso. Poi. Assolutamente no, manderemo a tutti i partecipanti domani o tra domani e venerdì comunque un link con la possibilità di scaricare su Google Drive questo evento, di modo che riuscite tranquillamente a risentirvelo e a rivedervelo tutti quanti. Vi aspettiamo venerdì. Grazie Matteo. Grazie a voi. Ciao.